state in famiglia con Moka da 4, ma soprattutto la sorpresa è Maria Rossi, trombettista, quindi grande musicista, ma anche grande cantante. Ma partiamo proprio dalla musica, la passione che nasce sin da piccola. Una tromba che ti ha portato anche fortuna dopo naturalmente un diploma importante e naturalmente tante collaborazioni nel mondo della classica per giungere poi al pop. E in questo caso, dopo Sanremo, è arrivato anche una bellissima tournée, purtroppo interrotta per il Covid, con Ultimo. Ma l'Olimpico ti ha applaudito, 60.000 persone non sono poche. No, non sono assolutamente poche, devo dire che è stata un'esperienza veramente emozionante. Comunque, venendo dal mondo della musica classica, l'emozione è diversa perché in quel caso comunque il pubblico non sta in silenzio, non ascolta, ma ecco, cioè, ti coinvolge, canta e ti dà ancora più energia nel fare quello che stai facendo. Quindi è stato veramente bellissimo e non vedo l'ora di farlo l'anno prossimo. Senti, questo Covid che ha bloccato un po' tutto quanto il tour di Ultimo, cosa ha significato per i musicisti? Molto, soprattutto perché personalmente ho visto anche da parte comunque del paese in cui vivo cioè sono rimasta quasi delusa un po' da come viene trattata un po' la musica in questo paese. I musicisti sono stati costretti a rimanere a casa e devo dire che è stato difficile anche continuare a studiare quando non c'è, cioè è bello suonare. Perché è bello suonare insieme e quando non c'è questa opportunità è difficile comunque continuare ad avere quella forza. Ce l'ho avuta lo stesso perché ho avuto accanto persone insegnanti che mi hanno aiutato ad averla, però è stato difficile, spero veramente che questa cosa venga trattata in maniera diversa. La musica è importante, la musica aiuta e a me in primis ha aiutato tantissimo. Partire dal Casentino, bambina naturalmente con un figlio d'arte, di un babbo, scusate, con un babbo d'arte, perché Leonardo Rossi è appunto il tuo babbo, ma anche un direttore naturalmente, perché te, un altro trombettista che probabilmente ti ha trasmesso la passione, no? Della tromba in questo caso, ecco. Però una ragazza che parte dal Casentino e arriva un po' ad essere veramente una protagonista a livello internazionale con la sua tromba. Che cos'è per te proprio Maria? È qualcosa di surreale, sinceramente, ancora. Cioè, nonostante io abbia avuto veramente delle bellissime esperienze, sia dal punto di vista della musica classica che dal punto di vista della musica pop, è surreale, perché comunque, come hai detto te, vengo da un piccolo paesino e arrivare a certi livelli ti dà una bella soddisfazione, però io rimango comunque sempre la solita persona, cioè una cittadina del Casentino che ama ancora tutte quelle cose che amava quando era piccola. Ho avuto la fortuna di realizzare uno dei miei sogni e di questo mi sento fortunata e mi sento grata nei confronti dei miei genitori e di tutte le persone che hanno creduto in me. Quando eri proprio uno scricciolo piccolo piccolo, già suonavi la tromba nella banda del paese, Sì, no? esatto. Ecco, che dire proprio ai ragazzi, anche oggi giovani? Sempre giusto partire dal basso per giungere poi ad essere anche protagonisti? Sì, non è tanto quello, sai, raggiungere, cioè partire dal basso per essere protagonisti. Io credo che a me la musica non mi dà questa impressione, cioè non voglio arrivare chissà dove. Io la musica la faccio perché mi riempie, perché mi arricchisce. E perché mi ha aiutato in momenti veramente di difficoltà. Quindi io dico avvicinatevi alla musica, perché magari vi aiuta, magari no, ma è veramente sempre un arricchimento, sempre. Scusa, è tardi, penso a te. T'accompagno e penso a te. Non sono stato divertente, penso a te.
Sono al buio e penso a te. Chiudo gli occhi e penso a te. Io non devo.